Grande Fratello, Cristiano Malgioglio torna in casa, la richiesta a Mattino 5. Cristiano Malgioglio vuole tornare nella casa del Grande Fratello, la rivelazione a Mattino 5. Cristiano Malgioglio ammette di aver vissuto una grandissima esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. Il cantante è felice di aver avuto la possibilità di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. In ogni caso, il paroliere ha un piccolo rimpianto. Nello studio di Mattino 5 da Federica Panicucci, il diretto interessato ha svelato di voler tornare a far parte del reality show. Malgioglio ha così deciso di avanzare una richiesta agli autori della trasmissione, più precisamente a coloro che si dedicheranno all'edizione per persone non famose. Cristiano desidera trascorrere un'ultima settimana nella casa, quella che non ha potuto vivere a causa dell'eliminazione avvenuta durante la diretta della semifinale. Grande Fratello, Cristiano Malgioglio, una richiesta speciale in diretta a Mattino 5. Cristiano Malgioglio ha così deciso di chiedere in diretta TV da Federica Panicucci di poter tornare al Grande Fratello. Ovviamente, il cantautore non vuole rientrare come concorrente, ma desidera semplicemente recuperare la settimana persa. Al momento, il paroliere non ha ancora avuto modo di parlare con chi si occupa del reality show, ma spera che il suo desiderio arrivi alle orecchie dei diretti interessati. Quello di Cristiano è senza dubbio un desiderio che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. In ogni caso, siamo sicuri che sarebbe in grado di regalare grandi risate ed emozioni anche in mezzo a persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Senza dubbio, riuscirebbe ad essere nuovamente il protagonista indiscusso della trasmissione. Mattino 5, Cristiano Malgioglio entra al Grande Fratello senza VIP? La richiesta. In attesa di capire se gli autori del GF accoglieranno la richiesta di Malgioglio, quest'ultimo ha ricevuto una gradita sorpresa a Mattino 5. Federica Panicucci ha fatto entrare, silenziosamente, l'ormai noto castigatore. Il cantante si è così ritrovato l'uomo dietro di sé e insieme hanno potuto rivedere i momenti più belli trascorsi insieme dentro la casa più spiata d'Italia. A gran voce, Cristiano è anche tornato a parlare dell'armadio di Cecilia e Ignazio.